deve arrivare i genitori, insegnanti, ragazzi per questa giornata che è dedicata a tutti quelli che hanno partecipato, perché l'edizione di quest'anno è stata oggettivamente riconosciuta da tutti straordinaria, veramente straordinaria per qualità, per intelligenza, per originalità delle idee che sono venute fuori, per il modo e per i linguaggi che le scuole, i ragazzi e le ragazze guidati dai loro insegnanti, a cui va il ringraziamento profondo della Fondazione, perché partecipare al Cigeniale per un insegnante, per i ragazzi e le ragazze vuol dire mesi di lavoro, tutto l'anno scolastico di lavoro. Dobbiamo essere grati a questa componente della scuola che spende le sue energie, la sua intelligenza e creatività per questo. Siamo felicissimi delle due nuove introduzioni, la musica, che ha avuto un successo straordinario, anche quella, e la parte anche dell'arte, l'atelier dell'arte con tutte le lampadine che alla fine formeranno un quadro. Siamo molto orgogliosi di questa manifestazione del Cigeniale, che ha avuto un crescendo in questi anni in maniera sproporzionata, diciamo. Abbiamo 3.000 studenti, 164 classi, 59 istituti, 134 prodotti dell'ingegno, un record che credo forse non ci sono uguali in tutta Italia. Perché questo? Perché è stata capita da tutti, dalle scuole, dai ragazzi in primis, ma un particolare ringraziamento anche agli insegnanti e ai dirigenti scolastici che hanno permesso questo. Questa idea nasce dal fatto di valorizzare proprio la scuola, diciamo, risorsa straordinaria non sempre vista come tale, e valorizzare i ragazzi, dare loro fiato, dare loro ossigeno in qualcosa che sta dentro il loro percorso scolastico, ma contemporaneamente ne esce per fantasia, per creatività, per larghezza di idee. E meglio di questo non potevamo aspettarsi. Sono ragazzi che ricorderanno questa esperienza, e questa è una cosa che fa bene a loro e a noi.